Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video tutorial. Oggi parleremo di LVM, o meglio, oggi affronteremo un problema che a mio avviso è molto molto importante, quello di aggiungere spazio a delle macchine virtuali, Linux chiaramente. Andiamo a prendere il nostro VMware, il nostro client, e facciamo un esempio banalissimo. Abbiamo un server che si chiama server.example.com, tasto destro, edit, e andiamo a vedere che ha un solo disco da 16 giga. A questo punto potrebbe succedere che lo spazio diventi stretto e quindi dobbiamo cercare in assoluto di aumentare lo spazio in tempo reale, facendolo chiaramente possibilmente in tempo reale, minimizzando i tempi di blocco del nostro server, perché potrebbe essere anche eventualmente un centralino, potrebbe essere una macchina Zimbra. Quindi andando a vedere, facciamo prima degli esempi, facciamo un'analisi del nostro server. Vado a memoria sperando di aver preso l'indirizzo corretto, facciamo una hostname, abbiamo in effetti server.example.com. A questo punto andiamo con una DF a vedere lo spazio disponibile, che in questo caso diciamo è presente, però se andassimo a fare fdisk-l dev sda vedremmo che in effetti il nostro disco è da 16 giga. Allora prendiamo in considerazione un ipotetico raggiungimento dello spazio totale. E quindi come possiamo far sì che il nostro disco da 16 giga, pardon, diventi da 32 giga facilmente? Vediamo praticamente se, prima di tutto dobbiamo verificare se è stato utilizzato l'LVM, che è il Logical Volume Management, un sistema molto interessante di gestione del disco. In questo caso ce l'abbiamo. Quindi non facciamo altro che andare all'interno del server e aggiungere un nuovo disco. Io chiaramente non entrerò con precisione assoluta nello spiegarvi cos'è l'LVM, perché potreste farlo tranquillamente andando sulla manualistica di CentOS. Questa è una ricetta bella e pronta, veloce, per risolvere un problema di cui parecchie persone mi hanno parlato. Allora andiamo ad aggiungere un disco. Creiamo un nuovo disco, sempre di 16 giga. Andiamo avanti, finish. Ok, questo è completato. Andiamo a verificare se è stato aggiunto. In realtà è stato aggiunto a caldo. Questo avviene solo e soltanto se in summary, chiaramente relativo al nostro server che stiamo utilizzando, c'è VMware Tools attivato. Quindi vi conviene nel modo più assoluto installare i VMware Tools. Quindi, avendo attivato il VMware Tools e avendo adesso un altro disco collegato al server, possiamo subito affrontare il problema del resize della nostra partizione. Il primo step da creare è utilizzare il comando pvcreate, che non fa altro che associare il nostro dev sdb ad un physical volume. Andiamo a vedere con pvs i physical volume già presenti e abbiamo che c'è solo sda2. Quindi facciamo pvcreate slash dev slash sdb. Andiamo nuovamente a fare pvs e abbiamo visto subito che 16 giga saranno utilizzabili nel volume group. Ora, non ci resta che andare ad utilizzare VGS per vedere i volume group presenti, e abbiamo visto che l'unico presente è volume group. A questo punto non dobbiamo fare altro che con la VG extend andare a far sì che il nostro physical space sia attaccato, sia inserito all'interno e utilizzabile all'interno del volume group. Quindi VG extend, abbiamo vol group, ok,
ho sbagliato. Ci siamo. Slash dev slash sdb. Se non ho commesso errori, dovrebbe essere tutto disponibile. Ecco qua. Abbiamo che, come vediamo attentamente, ormai ora lo spazio utilizzabile da Volgroup, il nostro volume group, è di 31 giga e non come prima di 15 giga. In questo caso, quindi già abbiamo fatto grossi passi in avanti. Non dobbiamo fare altro che continuare nella nostra opera, e adesso il passo successivo sarà quello di andare a incrementare il logical volume. Per far questo, sempre con lo stesso comando lvs, andiamo a vedere il logical volume presente all'interno del volume group, di volgroup, che è lv underscore root, che è quello che ci interessa. Quindi, facendo un'altra operazione che lv resize, lv resize, a questo punto possiamo agire in due modi differenti. O andiamo attraverso l'uso della dash L andare a mettere quanto vogliamo incrementare il nostro logical volume, oppure molto più semplicemente possiamo andare a utilizzare questa stringa molto interessante che ci consente di andare a utilizzare tutto lo spazio libero. E quindi andiamo ad andare direttamente in dev, eccolo qua, andiamo a vedere lv abbiamo root, magicamente abbiamo che il nostro con lo stesso comando lvs abbiamo che il nostro spazio è passato da 13 giga a 29 giga senza minimamente bloccare l'operatività della macchina. Ora, l'ultima cosa che ci rimane da fare, chiaramente, è utilizzare il resize to fs per far sì che anche il file system nel logical volume sia fatto il resize del file system. Ecco qui, vabbè, ha impiegato pochissimo tempo per il resize, l'online resize, semplicemente perché abbiamo aggiunto un disco piccolo da 16 giga. Ora, se andiamo a fare la DF, vediamo in realtà che il nostro spazio utilizzabile è pari a 26 giga. Abbiamo terminato. Abbiamo adesso la possibilità di inserire molti più dati all'interno del nostro volume, del nostro logical volume, e quindi la ricetta è pronta per essere utilizzata anche da voi. Arrivederci al prossimo tutorial.